Parliamo della Sonata di Liszt, un grandissimo capolavoro del compositore ungherese, è un capolavoro che io per la verità non ho mai studiato, mi ha sempre fatto un po' paura, però recentemente mi è capitato di insegnarlo, mi è anche venuta voglia di studiarlo, devo dire, e ho notato alcune cose che in realtà la partitura ci svela, alcuni dettagli che invece spesso, anche nelle grandi interpretazioni, non vengono messi in evidenza, a partire anche dalle prime note. Sappiamo naturalmente che la sonata di Liszt comincia con questi sol staccati e sono dei sol con un chiodo, quindi uno staccato ancora più secco e incisivo dello staccato normale che si scrive con il punto. Ma al di là di questo sono naturalmente i levare, perché c'è una pausa sul battere e poi sul secondo quarto il sol, quindi è un sol che in qualche modo emerge dal silenzio. Ecco perché è importante sapere cercare un tocco che sia in grado di in qualche modo collegare questo sol al silenzio che lo precede e a quello che lo segue. Se avremo un tocco troppo in giù, per quanto staccato, non riusciremo a tenere quella tensione e quindi a collegare il silenzio con il suono, poi ancora il silenzio, che invece, a mio parere, è necessaria in questa partitura. Quindi, come fare? Naturalmente, ancora una volta, è importante, prima ancora di suonare, avere in mente esattamente il tipo di attacco, il tipo di suono e sapere ascoltare il silenzio che lo precede, ma detto questo, evidentemente dipende anche dal tipo di attacco che noi utilizzeremo. Se usiamo un attacco all'ingiù, quindi spingendo verso il basso, per quanto piano possiamo suonare, sarà sempre un suono, secondo me, troppo statico, troppo lungo, anche se cerchiamo di farlo staccato, perché dobbiamo prima abbassare il tasto e poi rialzarlo. Viceversa, in questo caso, visto che c'è appunto il chiodo, e che siamo in una sonorità molto soffusa, è molto più utile usare un attacco dal tasto, alzando prima ancora di suonare leggermente il polso e l'avambraccio, in modo da avere un suono che è particolarmente corto e che rientra nel silenzio non appena abbiamo abbassato il tasto, perché il tasto si rialza quasi subito dopo essersi abbassato. E poi invece entra un tema legato molto diverso, no? E la difficoltà di questo tema è che dovrebbe essere comunque molto legato, quindi non accentato, al contempo abbiamo due sol all'ottava tenuti che invece devono essere udibili fino alla fine. Allora, anche qui, per controllare il legato della parte appunto melodica, è interessante, è utile, è efficace ascoltare non tanto la parte melodica, ma i due sol lunghi e inserire la melodia legata all'interno. In questo modo, quindi ascoltando, focalizzando l'attenzione sulla lunga nota del sol, forse sarà più facile anche trovare un atteggiamento tecnico capace di suonare la parte invece melodica, ma sotterranea, strisciante, con il giusto tocco, che sia un tocco quindi altrettanto legato, strisciante, non certo accentato come invece rischiamo di fare se ci concentriamo troppo sulle singole note. Questo era solo un pensiero a proposito ancora una volta dell'ascolto del silenzio, della concezione del suono, della messa a fuoco di tutti i suoni, di tutti gli strati sonori che compongono la partitura, prima ancora di suonarla, naturalmente sempre a partire dai segni con i quali gli autori ci indicano attraverso la notazione, che ripeto è comunque spesso soltanto un codice da interpretare, quelle che sono le loro intenzioni. A presto.